Vediamo un po' l'utilizzo delle trasformate di Laplace e Zeta nei sistemi dinamici spazio e stato in cosa può essere utile. Noi abbiamo fatto il corso completamente utilizzando solamente strumenti matematici nel dominio del tempo, che sì, diciamo, si risolvono molti problemi senza utilizzare i domini trasformati. Mentre ingresso e uscita avete usato molti strumenti nel dominio di Laplace e nel dominio della frequenza. Quando è che è più comodo usare l'uno o l'altro? Beh, essenzialmente noi partiamo qui dall'avere un problema nel dominio del tempo, perché noi vogliamo implementare e progettare un controllore oppure un osservatore di un sistema dinamico che è espresso tramite equazioni differenziali, equazioni di differenze, se per esempio rimaniamo nella linearità ma non necessariamente, e chiaramente noi vogliamo trovare una certa soluzione nel dominio del tempo. Andare nei domini trasformati significa prima di tutto trasformare il nostro problema nella variabile, diciamo la variabile di Laplace per esempio, poi trovare la soluzione nel dominio trasformato e poi antitrasformare nella soluzione del dominio del tempo. Beh, ci sono alcune situazioni in cui fare questo percorso è solo apparentemente più lungo, ma si semplifica la vita. In altri casi no. Nello spazio di stato la maggior parte dei nostri strumenti sono stati nel dominio del tempo. Bene, il corso è, diciamo, virtualmente finito. Oggi pomeriggio abbiamo l'ultima lezione di teoria, per cui è chiaro che abbiamo trovato più conveniente utilizzare strumenti nel dominio del tempo. Però adesso in questa oretta vediamo qualcosina nella Laplace e anche diciamo, un paio di informazioni utili che ci possono venire utilizzando questi strumenti. La definizione e le proprietà principali le ho riportate solamente per completezza, per adesso non mi metto a diciamo, ripetere le cose, solamente alcuni aspetti che possono essere diciamo, utili. Allora, questa è una definizione che è una definizione, diciamo, matematica, astratta, una funzione appartenente ai reali, nulla per t minore di zero, un'ipotesi che ho messo io perché consideriamo sistemi, diciamo, reali. Se esiste, è finito questo integrale, e allora posso calcolare la funzione di Laplace. È una funzione complessa definita in questo modo qua. Va bene? Posso fare la trasformazione inversa. In analisi, non so se è ancora parte dei programmi, diciamo, di studio, ma quando ero studente facevamo tutta una serie diciamo, di dimostrazioni, alcuni esercizi erano proprio nel calcolare la trasformata di Laplace, l'esistenza della trasformata di Laplace. Questo, diciamo, a noi interessa meno perché se ci mettiamo in delle ipotesi piuttosto conservative, ma che sono soddisfatte dalla maggior parte dei sistemi di interesse ingegneristico, la trasformata di Laplace per noi esiste. Va bene? Per cui, soprattutto per le equazioni differenziali a coefficienti costanti, reali e costanti. Una cosa importante della trasformata di Laplace è, ovviamente, non ovviamente, ma è la linearità, per cui se io ho la trasformata di Laplace di una combinazione lineare di funzioni del tempo, questo è uguale alla combinazione lineare tramite gli stessi coefficienti delle trasformate di Laplace. E quindi questo ci permette di fare la trasformata di Laplace, ad esempio, di equazioni differenziali che rappresentano il legame ingresso-uscita, equazioni differenziali date come la sommatoria delle derivate dell'uscita uguale a una combinazione lineare, la sommatoria delle derivate dell'ingresso. Bene. Oltre alla derivata in S, la derivata in T e l'integrale in T sono le due proprietà che dal punto di vista matematico ci danno, fra virgolette, quel vantaggio che è poi la natura di tutte quante, diciamo, le differenze tra il tempo e Laplace. Quando io vado a fare la trasformata della derivata nel tempo, questa S per F di S, vabbè, meno F, 0 più. Qual è la cosa importante? La cosa importante è che io ho la trasformata
trasformata di Laplace, la funzione non derivata, moltiplicata per una variabile S complessa S. Se a questo aggiungo anche l'integrale, e trasformare la Laplace dell'integrale, perché di S su S, io capisco che delle relazioni integro differenziali si trasformano in delle relazioni in cui compare la F di S, che è la trasformata della Laplace, la funzione non derivata, non integrata, e poi che viene o moltiplicato o divisa della funzione S. Quindi gli oggetti matematici che troviamo nel dominio di Laplace quando facciamo delle ipotesi abbastanza, diciamo, semplici di linearità delle equazioni differenziali sono funzioni razionali fratte. Quindi a quel punto scopriamo che l'unica cosa che posso avere nel dominio di Laplace sono funzioni razionali fratte, cosa che mi fa molto piacere. La convoluzione è un prodotto fra le due trasformate, anche questo semplifica molto il legame ingresso-uscita, ok? Dal punto di vista paumato. Questa è una delle poche cose noiose che abbiamo trovato, e cioè la traslazione nel tempo. Se io prendo una funzione, la trasformo nel tempo e poi ci faccio la trasformata di Laplace, cosa ottengo nel dominio? Ottengo la funzione non traslata, però moltiplicata per qualcosa che è non lineare in S a questo punto. Quindi questa è l'unica cosa, cioè non è, questo è perché è noioso? Perché non posso utilizzare tutti gli strumenti che ho utilizzato basati su tutte quante, diciamo, la teoria dei polinomi. Per cui noi abbiamo calcolato le funzioni di trasferimento, abbiamo visto tante belle cose sulle funzioni di trasferimento, poi arriviamo al ritardo temporale e viene tutto meno. Quando, se vi ricordate, una delle poche situazioni in cui avete considerato questo termine è stato quando abbiamo studiato, quando avete, perché l'avete fatto al primo livello, quando avete studiato la stabilità e avete visto questo signore come trasforma il diagramma di Nyquist nell'applicazione del criterio di Nyquist. Va bene? È un caso specifico, perché è non lineare. Però abbiamo capito che il ritardo temporale è destabilizzante con quel teorema. Ok. Teorema del valore finale, comodissimo, perché ci permette di studiare il comportamento a regime, e quindi tutta la teoria sui poli, il tipo dei poli nell'origine. Quello del valore iniziale ci un po' meno comodo, però ci consente di studiare la pendenza di una funzione nell'origine. Allora, vediamo un attimo. Se io trasformo con Laplace il mio sistema, che cosa ottengo? Allora, x punto meno x in 0, cerco di essere coerente con la notazione, per cui la trasformata di Laplace diventa maiuscola anche se è un vettore, va bene? Invece la variabile S è minuscola e x in 0 sono le condizioni iniziali, quindi questo è un vettore di condizioni iniziali, uguale a x in 0, quindi ora di S, perché questo qua è maiuscolo. Allora, che cosa faccio adesso? Faccio S di X di S meno A X di S e 1 X di S. Ok? Questo è un vettore e questo è un vettore. Se voglio mettere in evidenza x di s a destra, per farlo io che cosa faccio? Metto l'elemento neutro rispetto alla moltiplicazione che è la matrice identità e poi metto in evidenza. Quindi io qua ho s di x meno a che moltiplica. Thank you.
Allora, da che cosa posso evidenziare? Quindi questa è la trasformata di Laplace dello stato, ok? Quindi dell'andamento dello stato, della soluzione, del modello esplicito. E la prima cosa che osservo è che ho una separazione che rispetta quello che avevamo già visto con il principio di sovrapposizione di effetti applicato al sistema lineare. Ho una separazione tra due termini, in uno di questi due termini compaiono le condizioni iniziali, ma non il forzamento, e nell'altro termine compare il forzamento, ma non le condizioni iniziali. Quindi sono l'evoluzione libera e l'evoluzione forzata nello stato. Okay? Quelle nell'uscita, le equazioni sono negli appunti, qui si moltiplica solo per C e C e poi c'è più D. Però, diciamo, concettualmente non cambia assolutamente nulla. Allora, a questo punto io posso osservare una cosa. Vi ricordate com'era l'evoluzione libera del tempo? Qual è l'espressione dell'evoluzione libera del tempo? Sì, in forma matriciale. Come l'abbiamo trovata? L'abbiamo trovata con dei semplici passaggi partendo dalle equazioni differenziali. Se vi ricordate abbiamo risolto in maniera abbastanza semplice. Nel dominio di Laplace è questa, ok? Ottengo tramite Laplace l'ennesimo modo per calcolare la matrice transizione dello stato, che passa attraverso questa matrice qui, che si chiama risolvente, perché ha una certa importanza. E cerchiamo di vedere un attimo questa matrice risolvente adesso, che caratteristiche ha. Allora, abbiamo detto che l'inversa di una matrice qualsiasi si può calcolare come la matrice aggiunta divisa determinante, e ci ricordiamo che questa notazione non è ambigua perché il determinante è uno scalare, invece l'aggiunta è una matrice, quindi significa che devo dividere ogni elemento della matrice per questo numero, va bene? E faccio l'ipotesi di diventa 0, metto la divisione di 0. Quindi questo significa chi è il determinante di S di meno A? Questo è proprio, quindi al denominatore abbiamo proprio il problema caratteristico della matrice dinamica, ok? Al numeratore abbiamo l'aggiunta. Allora, l'aggiunta, ci ricordiamo che cos'è l'aggiunta di una matrice? Una matrice in cui in ogni elemento compare il determinante del minore ottenuto elevando la riga e colonna dell'elemento che sto considerando. Allora, se io prendo, quindi questo qua è un polinomio di grado n, se io prendo una matrice n per n, levo una riga e una colonna e ne calcolo il determinante di Si meno A, quindi prendo
Quindi questo polinomio che sto ottenendo di che grado è? N-1. Quindi io qua ho ma allora questo significa che questa matrice risolvente è sempre una matrice che ha al numeratore un polinomio di grado n-1 e al denominatore un polinomio di grado n, è sempre invertibile, ok? Quindi è una matrice in cui ogni elemento è un rapporto tra polinomi, ossia una funzione razionale fatta. Razionale fatta è semplicemente un rapporto tra polinomi. E conosco i gradi che sono questi. Vediamo un attimo, ma è giusto per toccare con mano questo oggetto, vediamo un attimo un'applicazione, ovviamente 2x2 perché altrimenti è troppo. Quindi calcoliamoci un po' questa matrice risolvente e la applichiamo per trovare e elevata a t, che quindi è l'antitrasformata di questa, ok? Così come sta scritto là. Allora, il polinomio caratteristico di questa matrice è il determinante di... Vai, abbiamo sempre usato la lettera lambda per il polinomio caratteristico, adesso diciamo A, S, ma sono due che abbiamo preso nella stessa cosa. È il determinante di SI meno A, va bene? Quindi il polinomio caratteristico è uguale, scrivo il determinante S meno, quindi l'area di più 3, poi l'angolo 0, meno 1 e 2. Il determinante nel caso 2 per 2 è semplicemente il prodotto degli elementi sulla diagonale meno il prodotto di quelli sull'antidiagonale. Vado a fare i calcoli e mi viene che questa cosa qui, va bene? S moltiplicato S più 3 meno, quindi più 2, ok? Quindi S uguale più 3, S più 2, ok? E questa è la mia PDS. Devo calcolare l'aggiunta. Allora, per fare l'aggiunta, guardate che l'aggiunta in questo caso, quindi mi serve S di meno A meno A. Per calcolare l'aggiunta, cosa faccio? Il primo elemento prendo S, questo qua è S di meno A, ok? Quindi questo qui è l'elemento 1, faccio il minore elevando la riga 1 e la colonna 1 e rimane il determinante del minore 1 per 1 che è proprio l'elemento stesso. Quindi è un polinomio di grado 1, ok? Poi l'elemento 1, 2, devo elevare la riga 1 e la colonna 2, c'è un cambio di segno perché diciamo la valla raggiunta, per cui qua è meno 2, la stessa cosa qua meno 1 e rimane 1 e qua S. Tutto quanto tratto S più 1 che moltiplica S più 2. Quindi che cosa significa? Negli appunti l'ho proprio scritto passo passo perché così rimane impresso. Significa che io qui ho quattro funzioni razionali tratte. Ovviamente va bene? Ora questa è SI meno A a meno 1. Ogni numeratore è al più una funzione di grado, un polinomio di grado n-1. Infatti vedo che ci sono anche delle funzioni che sono di grado 0 e il denominatore di grado n, anche se poi vedremo diciamo qualcosina più in là. Ok, come faccio a calcolare matrici di transizione dello stato? Beh, io dovrei essere in grado di fare l'antitrasformata di queste funzioni razionali fatte, però la so fare l'antitrasformata. Perché? Perché queste qui sono le funzioni che abbiamo già trovato in fondamenti di automatica e sono
tabellate, nel senso che io faccio prima una scomposizione in fratti semplici, quindi ci sono qua, l'ho lasciato in forma fattorizzata, per cui questo diventa un certo coefficiente fratto S più 1 più un altro coefficiente fratto S più 2. Faccio un sistema, scopro quali sono i due coefficienti e sono scritti lì, non li facciamo. Però questo è un procedimento che è meccanico, sistematico, lo fa un programma di calcolo numerico anche senza il calcolo simbolico, va bene? Dice, ma c'è la variabile S, come lo fa a risolvere? È sistematico, quindi si può risolvere anche senza avere, diciamo, il toolbox del calcolo simbolico. A questo punto, se io faccio l'antitrasformata, che cosa scopro? Beh, scopro una cosa abbastanza che ci è nota, perché l'abbiamo già fatto, che se io faccio l'antitrasformata in uno qualsiasi di questi, per esempio prendo S più 3, questo significa fare l'antitrasformata dei fratti semplici, per cui questi coefficienti ovviamente questo non l'ho calcolato a mente, ovviamente l'ho copiato da Lucido, bisogna fare il sistema, non ci interessa adesso perché diciamo, non lo dobbiamo neanche rifare noi, lo fa il MATLAB. Però poi l'antitrasformata di questo oggetto qua, essendo un'operazione lineare, è l'antitrasformata delle due frazioni prese una per uno, e questa qua è tabellata, cioè l'ho fatta una volta la dimostrazione in analisi 1, poi vado a prendere le tabelle che sono all'inizio o alla fine tutti quanti i libri di automatica, e so che questo è un esponenziale col coefficiente meno 1 per t, ok? E questo è 2, per cui ho 2 elevato a meno t elevato a meno t meno 1 che moltiplico, quindi elevato a meno 2t, i due modi associati ai poli in meno 1 e meno 2. I poli utilizzando, diciamo, la terminologia ingresso uscita, oppure gli autovalori della matrice dinamica usando la terminologia. Ritrovo tutto quello che avevo già studiato, ossia che quando io vado a calcolare la matrice di transizione dello stato, all'interno della matrice di transizione dello stato c'è una combinazione lineare potenzialmente di tutti quanti i modi, ossia di tutte quante le funzioni analitiche in cui ci sono gli autovalori che entrano in gioco come esponenziali, come sono sempre esponenziali, poi possono essere quando c'è una variabile complessa ci sta anche il suo collegato, ci sta il seno e il coseno, quando ci sono degli autovalori a molteplicità maggiore di uno ci possono essere funzioni del tempo, ok? Questo non si sa qua, ok? Perché sono da soli. Ok, allora questo è un modo alternativo per calcolare la matrice di transizione dello stato. Lo fa programma di calcolo numerico perché tutti questi passaggi sono sistematici. Bene, basta conoscere la matrice A, si calcolano gli autovalori, questo lo fa il calcolatore e alla fine mi caccia la matrice che abbiamo scritto, questa qua. Sì. Non ha conseguenze il fatto che la matrice fosse singolare. Se lei ci pensa, quando facciamo il modello cinematico del punto materiale, la matrice A è singolare, però SI meno A è sempre invertibile. Quindi le operazioni che stiamo facendo sono sempre ben definite. Noi non invertiamo A. Perché lì stiamo calcolando le determinanti. In generica, cioè qui è una matrice qualsiasi. Non è una matrice dinamica. Sì, ma noi non invertiamo mai. Ah, questo l'ho scritto come una qualsiasi cosa che possiamo usare un'altra lettera. Quando cerco di usare, anche quando vi dico, no? Y uguale a x come esempio di sistema lineare, perché immagino che questa sia la tipologia più usata nei testi di analisi lineare. Oppure A uguale, oppure un'altra cosa che si trova è x uguale a per b,
quando cambieranno, per cui questa è sempre una direzione intelligente. Ok, governatore, lei può avere zero per il resto del mondo. Ok? Qual è la funzione di trasferimento ingresso-uscita di un sistema in spazio di stato? Abbiamo visto che se io ho un sistema in spazio di stato, da quello ottenere il legame ingresso-uscita è univoco e la sua funzione di trasferimento è banalmente data. Se vedete, abbiamo fatto tutti i passaggetti e viene molto banalmente visto che un di S è uguale a C ok? Allora guardate, questa qui è una matrice, abbiamo appena visto, ogni elemento di questa matrice è una funzione razionale tratta in cui c'è un polinomio di grado n-1 al numeratore, al più è un polinomio di grado n al denominatore. Quando vado a moltiplicare per b, che è la matrice di coefficienti reali, io faccio una combinazione lineare di queste funzioni. Quando vado a moltiplicare per c faccio un'altra combinazione lineare, ma non sto alterando il fatto che io abbia alla fine della storia, anche quando faccio c e b, ho una matrice in cui ogni elemento è una funzione razionale tratta, con al numeratore un polinomio al più di grado n-1 e al denominatore di grado n, va bene? Questo non lo sto alterando, quindi tutto questo ha questa caratteristica. Quando vado a sommare il più di, che è una matrice di elementi costanti, beh, se faccio il minimo comune multiplo significa che poi qua mi trovo il polinomio di grado n. Quindi quando io ho una funzione strettamente propria, vuol dire che Dio lo conosce. Quando è che la funzione può avere lo stesso grado al polinomio numeratore e denominatore? È quando c'è D diverso da zero, nel mio modello matematico. Va bene? La maggior parte della teoria che noi abbiamo fatto è stata senza D, perché in qualche modo D rappresenta un legame algebrico fra l'uscita e l'ingresso. Noi ci divertiamo con le equazioni differenziali e con gli integratori e il legame algebrico, diciamo, lo consideriamo più banalmente. Dov'è il guadagno? Beh, il guadagno è, diciamo, nascosto qua dentro. Il guadagno statico. Guardate, il guadagno statico adesso però non è più uno scalare come quando abbiamo fatto fondamenti una matrice. Vediamo che cosa significa. G è uguale a meno C per A al meno 1 per D più D, fatemi rilevare la mezza D, non lo voglio considerare. Che cos'è questa qua? Questa è una matrice che ha M righe e P colonne, quindi come si interpretano i valori di questa matrice? Se io prendo quella di riga 1 e colonna 2, questo qua lega l'ampiezza dell'uscita rispetto a un ingresso dell'elemento 2 e tutti gli altri uguali a 0, va bene? E ci dice quanto vale l'ampiezza dell'uscita. Se è unitario ci dice l'ampiezza dell'uscita, se no ci dice il rapporto tra l'ampiezza dell'uscita e quell'ingresso a regime, se esiste un regime chiaramente. Quindi bene? Quindi a questo punto il guadagno è una matrice di guadagni, non è più uno scalare, evidentemente. Per quanto riguarda il dominio, diciamo, trasformato Z, consentitemi di saltarlo a più pari, nel senso che concettualmente è esattamente la stessa cosa. Non parlo di funzioni, ma parlo di sequenze. Questa è la differenza più grande, gli integrali sono sommatorie, ma concettualmente, simbolicamente ci sono delle differenze, diciamo, legate al fatto che, per esempio, nell'anticipo
compare uno z f di z meno z per f in 0, quindi c'è uno z in più che compare da qualche parte, e poi sappiamo che il ruolo che viene svolto da s uguale a 0 nel dominio della classe viene svolto da z uguale a 1 nel dominio trasformato. Per cui, per esempio, il teorema del valore finale è il limite per z che tende a 1 e non è il limite per z che tende a 0. Però concettualmente sono veramente la stessa cosa, qualche formuletta è leggermente diversa, ma se vedete è esattamente la stessa cosa tutto quanto. Ok? E potete anche calcolare la matrice risolvente, il guadagno, eccetera, eccetera. Tramite Laplace possiamo anche dimostrare l'invarianza ingresso e uscita alla trasformazione di similitudine. Perché? Perché io calcolo la funzione di trasferimento del sistema e del sistema simile. Per cui anche se parto per esempio da quello lì, vabbè, partiamo da il sistema simile uguale, beh, io so che il C' e il C' P, so che A' è P a meno 1 P, so che B' è P a meno 1 B più B, va bene? Ci ricordiamo che P è una matrice quadrata di rango pieno per costruzione ed è quella che lega le variabili tra i due sistemi, e a questo punto come faccio qui a dimostrare che sono uguali? L'abbiamo già fatta da qualche altra parte. Io riscrivo S per I come S per P a meno 1 per P, ok? Poi S me la posso portare dentro perché è uno scalare, metto in evidenza a sinistra P a meno 1 e a destra P, io C di P a meno 1, S devo scrivere I meno A, P per P a meno 1, B più D, ok? Un attimo solo, qua rimane il meno 1 e poi devo, il meno 1 lo devo, perché devo cambiare l'ordine, devo cambiare l'ordine, diciamo, del processo. Per cui alla fine io semplifico tutto quanto e ottengo che questo è uguale a questo punto. Ed è, diciamo, una dimostrazione alternativa dell'invarianza ingresso e uscita rispetto alla trasformazione simmetrica. Ok, vabbè, queste sono tutte quante scemenze, vediamo invece una cosa interessante. Eccola qua, vediamo una cosa interessante che ci viene fuori da soprattutto dall'utilizzo del dominio trasformato, ed è specifica, diciamo, nel sistema spazio-sistema. Che cosa faccio? Prendiamo un sistema in forma canonica di Kalman. Sappiamo che il sistema in forma canonica di Kalman contiene tutta una serie di blocchi nulli, per cui la matrice A la posso scrivere fatto. Ora, questa è in forma canonica e quindi sono i quattro sottospazi, raggiungibile e non osservabile, quello che abbiamo detto con la con 1, raggiungibile e osservabile, non raggiungibile e non osservabile e non raggiungibile e osservabile. Ok? Molto bene. Vediamo un attimo che succede
se io mi vado a calcolare la funzione di trasferimento, prima di tutto mi devo calcolare la matrice risolvente. Allora guardate, devo calcolare F1-1 per questa matrice qua. Questa è una matrice triangolare superiore a blocchi, per cui si può facilmente dimostrare che la matrice SI-A è la matrice ovviamente in cui io qui ho S-S-S-S, ok? E questi sono gli insiemi. E qui rimane triangolare superiore a blocchi. Quando vado a calcolare l'inversa, io ho l'inverso di ogni blocco. Qui ho elementi che devo calcolare, direzione 0, ma qui rimangono tutti quanti. Non lo facciamo, perché non lo sviluppo di quel fattore, di l'aggiunta si dovrebbe dimostrare, però lo accettiamo senza dimostrarlo. Adesso io devo calcolare la funzione di trasferimento. Quindi questo significa che, supponendo che D uguale a 0, io devo calcolare C per SI meno A meno 1 per B. Ok? Vediamo che cosa succede. Facciamo SI meno A meno 1 per B. Ok? Allora, io i blocchi sono dimensioni tutte quante opportune, ok? Questo ha 4 blocchi per 4 blocchi e questo ha 4 per 1, quindi il risultato deve venire 4 blocchi per 1, ok? Allora, facciamo il primo blocco che moltiplica questo, quindi a me viene SI meno A11 a meno 1 per B con 1 più un asterisco per B con 2, ok? Capirete che se lascio l'asterisco vuol dire che non avrà un ruolo alla fine, però. Poi, la seconda riga, questo per questo, B con 1 pesca il blocco nullo, invece il B con 2 viene moltiplicato per SI meno A22 a meno 1 per B con 2 e poi 0, 0, ok? Quindi questo è l'elemento, è l'elemento 2, 1. Poi vado a moltiplicare la riga 3, il primo blocco 0 moltiplica B con 1, poi 0 moltiplica B con 2, poi questo moltiplica 0 e questo moltiplica 0. E analogamente per quest'altro, ok? Questo era SI meno A meno 1 per B. E ora moltiplichiamolo per C. Per me è più facile perché cancello. E io qua ho questa C sta qua, C con 4, 0, C con 2, 0. Anch'io qua. Prodotto riga per colonna. 0 per questo blocco qua e poi C con 2 per questo, che è l'unico diverso da 0. Ok, questo qua è doppio B. E c'è qualcosa di drammatico, c'è qualcosa che veramente non mi è chiaro proprio. Allora, che cosa sta succedendo? Guardate, a parte i calcoletti, cerchiamo di dare un'interpretazione di questo oggetto. Allora, io ho calcolato una certa funzione di trasferimento ingresso-uscita,
questa funzione di trasferimento, che ha questa espressione qua, questa funzione di trasferimento ha questa espressione. Ora, che cosa so di questa espressione? L'abbiamo appena visto prima. So che questa è una matrice in cui ogni elemento è una funzione razionale tratta con un denominatore di grado n e un numeratore al più di grado n meno 1. Poi vado a trasformare il mio sistema in forma canonica di Kalman e scopro che in realtà la mia funzione di trasferimento è un oggetto che è leggermente diverso quanto polinomi presenti. Perché? Perché se in meno a 2, 2 a meno 1 è una matrice risolvente il cui grado del polinomio al denominatore è solo quello del sottospazio osservabile e raggiungibile, perché la matrice dinamica è 2, 2 che ha le dimensioni del sottospazio raggiungibile e osservabile. E allora la mia funzione di trasferimento non ha grado n, grado pari alla dimensione del sottospazio del polinomio, al grado pari alla dimensione del sottospazio si va a raggiungere. Che fine hanno fatto tutti gli altri modi? Perché guardate, dire polinomio di grado n significa n poli e n modi di evoluzione, che influenzano tutto, abbiamo visto. Stabilità, lo vedremo meglio oggi pomeriggio, ma sappiamo, possono essere divergenti, l'andamento se ci piace, se non ci piace, e tutto quanto nei poli, qua nei poli e zeri, però diciamo i poli sono, rappresentano proprio tutti quanti i modi, e io qua adesso di ne ho un numero nettamente inferiore, che fine hanno fatto gli altri? Con chi? Cancellati? Se... No, 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 no. Attenzione, se io qua ho n poli, facciamo finta che ne ho 3, 1 è meno 1, 1 è meno 2, 1 è meno 3, ok? Qua ne ho uno solo, per esempio, quello è meno 2. Che fine hanno fatto quello è meno 1 e meno 3? Si sono cancellati. Con chi? Con degli zeri. Questo è un numeratore. Allora, che cosa sta succedendo? Perché io faccio un modello matematico e nello spazio di stato ho n modi, ingresso e uscita ne ho di meno? Beh, perché vediamo un attimo, chi è questo signore? Questo è quello osservabile e raggiungibile. Quindi, poiché la funzione di trasferimento rappresenta il legame ingresso e uscita, gli altri modi sono all'interno, quindi loro hanno un ruolo chiaramente dal punto di vista dinamico e fisico, ma non li vedo nel legame ingresso e uscita. E a volte questo può essere spiacevole. Come vi ho detto l'altra volta, c'è un libro di testo che dice che se il mio sistema non è completamente raggiungibile ed osservabile, c'è un errore di modello. Non condivido la parola errore di modello, perché uno può aver fatto tutto bene e non è raggiungibile osservabile. Può essere benissimo con pochi sensori, li aggiungo e faccio diventare osservabile. Ho pochi motori, li aggiungo e faccio diventare raggiungibile. Cioè, non è un errore. È sicuramente una situazione che devo gestire con attenzione e che non mi fa piacere. Bene? Ora, vediamo se io in MATLAB faccio questa operazione. Guardate questa matrice, è 4x4. I miei sottospazi hanno tutti dimensione 1, perché se vedete B c'ha i primi due elementi diversi da 0 e poi 0 e 0, se vedete C, vabbè, l'ordine non è lo stesso che vi ho dato, ma questa è già in forma canonica di Kalman, ok? Ora, il polinomio caratteristico è chiaramente dato solamente dagli elementi sulla diagonale, perché addirittura A è proprio diagonale, ok? La funzione di trasferimento, io me la calcolo carta e penna, perché è molto semplice, e la funzione di trasferimento è 7 che moltiplica S meno 2, ok? Perché 2? Perché se vedete il primo autovalore, ho cambiato di posizione, ma il primo autovalore è quello che ha un B diverso da 0, un C diverso da 0, quindi il sottospazio è raggiungibile.
tutti gli altri rimangono all'interno, non è che scompaiono. Se io penso a una scatola nera, ci sono là dentro, e in particolare, vabbè, qua sono 3 su 4 sono instabili, ma io ho degli autovalori instabili, per cui diciamo, potrebbe non farmi piacere assolutamente. Però guardate un attimo, prendiamo il MATLAB, ho questa matrice estremamente semplice e metto i dati all'interno di uno spazio di lavoro, chiedo il rango della matrice osservabilità e lui mi dice che è 1, anche se non lo so vedere a occhio, glielo chiedo, dice guarda, questo non è osservabile. Sulla base di quanto appena visto, la funzione di trasferimento dovrebbe venire di dimensione inferiore a 2, ok? Ok. Utilizzo il comando MATLAB SS2TF. Quando vedete il 2 in inglese è 2, viene usato come shortcut per dire da A, quindi state space, da state space a TF transfer function. Quindi io che ho fatto? Ho definito un modello in spazio di scala. So che la funzione di trasferimento non può avere grado 2, ma chiedo al MATLAB di calcolarmi la funzione di trasferimento e chiedo al MATLAB di calcolarmi la funzione di trasferimento. Lui me la calcola, vedete, questo è il comando, mi faccio dare numeratore e denominatore della funzione di trasferimento, me li riporto, e del secondo ordine, ragazzi, il denominatore. Allora ho sbagliato la teoria? Allora indago un altro po'. Mi dici quali sono i tuoi zeri, le radici del numeratore? E dice, guarda, tu hai uno 0 in meno 2. Mi dici quali sono i tuoi poli? Tu hai un polo in meno 2 e un polo in meno 1. Il MATLAB non ha semplificato. Perché? Perché è una scelta del software, è una scelta del programmatore di non semplificare. Se lo voglio semplificato, devo dire semplificamelo tramite un comando apposito. Perché hanno fatto questa scelta? Perché la semplificazione è un'operazione delicata, per cui loro dicono io non semplifico, se vuoi te lo fai tu e mi dai dei parametri di tolleranza. Io in questo caso gli ho detto, se tu hai uno 0 e un polo che sono a meno di 10 a meno 6 di distanza tra di loro, cancellali. Quindi lui mi dice, te ne ho cancellato uno, adesso questi sono il tuo numeratore e questo è il tuo denominatore. Guardate, se chiedete l'help MATLAB sulla riduzione della dimensione di un modello, lui vi dà un help abbastanza corposo. Perché? Perché non è banale come operazione, va bene? Per cui questo significa che la semplificazione polo zero è una delle possibilità, ma lui vi consente di farne altre, va bene? Però dobbiamo saperle queste cose, perché poi ci arrivano dei modelli con dimensioni strane e diciamo non sappiamo come gestirli. Quelli sono i coefficienti dei polinomi. Qua? Sì. Sì, perché no, perché era in meno 1? Sì, meno 1, sì, abbiamo cancellato quello in meno 2, sì. Quindi questo è S più 1, 1 diviso S più 1. Questo è S elevato alla 1, questo è S elevato alla 0, questo è S elevato alla 1, questo è S elevato alla 0. Vabbè, comunque questo diciamo è la convenzione del linguaggio di programmazione, va bene? Per cui, come vi ho detto l'altra volta, in ordine decrescente è il MATLAB, in ordine crescente altri. Però bisogna solamente vedere. La stessa identica operazione con un altro software mi avrebbe dato direttamente un modello di grado n uguale 1 al denominatore, perché lì hanno fatto un'altra scelta, ok? Ma ovviamente, come gli errori di prima nel filtro di Kalman, se conosco la teoria lo so gestire, se no no. Ok, finisco però senza, dai, cancello questo qua, senza fare le conti, con un semplice esercizio che ci dà l'utilità, se volete, non è proprio una cosa che trovo molto utile e più legata all'ingresso uscita, no? Perché è la funzione di trasferimento.
quando voi fate le vostre simulazioni, cercare di leggere quello che vedete dalla simulazione per fare debug anche durante il progetto. Allora, quando voi avete una potenza di esperimento, quindi nel dominio della classe, facciamo l'ipotesi che tutto è raggiungibile e osservabile, e questo significa che c'è un connesso uguale, un connesso è uguale. Allora, voi avete un certo numeratore, faccio l'ipotesi che che io stia sollecitando il mio sistema con un ingresso scalare a gradino di ampiezza U, quindi la sua trasformata di Laplace è U su S. Questo è il mio ingresso, ok? Allora, U su S è la sua trasformata di Laplace. A questo punto io questa cosa qui me la riscrivo in forma zero polo, quindi una certa produttoria S meno zeta con S, tratto S, certa produttoria S meno, quindi questa qua è, c'è la U, scusa, allora non c'è più, no vabbè, è inglobata al tabletto, non fa niente. Quindi questo qua che cos'è? È l'uscita, ok? Me la scompongo in fratti semplici. Cosa vuol dire in fratti semplici? Vuol dire che devo avere una frazione per ognuno dei, diciamo, dei poli qui, S, e poi ognuno degli S meno P con I. Quindi io ho una sommatoria con dei coefficienti opportuni che calcolo, so calcolare, non mi interessa, quindi questo qua è la mia trasformata di Laplace dell'uscita quando viene sollecitata da un ingresso. Quindi sempre ci sono tutti i poli. Se io faccio l'antitrasformata, io so che ognuno di questi è elevato a P con T, e poi io qua ho elevato a 0, ok? Che cosa mi dice questa semplice lettura della funzione di trasferimento? Se io sollecito con un gradino un sistema dinamico, facciamo ipotesi per esempio che sia asintoticamente stabile, con un gradino, io che cosa ho all'uscita? Io ho un gradino, okay? Questo è ancora un gradino, e poi ho tutti i modi di evoluzione. Con certe condizioni iniziali, ma l'importante è tutti quanti i modi di evoluzione. Allora, quando io sollecito con un gradino, la risposta indiciale mi consente di leggere i modi presenti nel sistema, ovviamente i modi dominanti. E ora facciamo un esempio numerico per vedere cosa significa. Quando io faccio la mia brava simulazione e plotto le uscite, se io uso per esempio un gradino, so che fisicamente è complicato da usare, ma in simulazione non c'è problema, quello che vedo in uscita lo posso leggere abbastanza velocemente e capire se ci sono problemi o meno nella mia simulazione. Allora, un esempio banale. Sollecito con un gradino unitario e questo è quello che leggo in uscita. Allora, cosa posso dire? Beh, il guadagno vale 2, lo leggo subito, ok? Perché sintonicamente stabile è andato a 2. Quindi io che cosa ho? Ho un gradino in uscita sommato, in questo caso io dico a un esponenziale, quindi io ho un gradino, però non sto vedendo questo, io sto vedendo questo. Dov'è l'esponenziale? L'esponenziale è questo qua, ok? Allora a questo punto, se io prendo questo, dico questo è il tempo di assestamento, divido un po', questa è la tau, guardate, la vado a leggere qua perché sono sommati i due, quindi questa è la tau, quindi qual è il tempo di assestamento qua? Io dico 0,5, lo voglio dividere un po' per 3, per 4, diciamo viene 0,1 e qualcosa, e vabbè, qui ho scritto direttamente il 0,1 che è direttamente la costante di tempo, va bene? Altrimenti divido per 0,1 e mi viene che è 2, che è 10 più S,
però poi si legge di meno il guadagno. Qua leggo proprio il guadagno perché per esso uguale a zero questa funzione trasforma interrogativa. Quindi io posso leggere la mia funzione di trasferimento. Questa è una forma, diciamo, la prima forma di identificazione quando avete a che fare con un sistema dinamico. Potete subito cercare di vedere dal comportamento macroscopico, potete cercare di capire qualcosa. Per esempio, secondo ordine ma con un modo dominato. Che cosa vuol dire? In questo caso, se vedete, l'ho buttato una decade a sinistra, cioè io ho una costante di tempo 0,1 e l'altra costante di tempo è 0,01, quindi 10 volte più veloce. Se guardate, il blu è del secondo ordine, il grigio è del primo ordine. Potrei tranquillamente leggerlo come una funzione del primo ordine e ci potrei anche fare un controllore, funzionerebbe benissimo, perché quell'altro è un modo dominato. Va bene? Per cui, diciamo, per andare a vedere se è del secondo ordine, in questo caso dovrei andare a vedere la derivata nell'origine, per esempio. Però probabilmente non l'avete fatto, deriva dal teorema del valore iniziale, ma non è importante, è un dettaglio. Guardate, che strana cosa questa, guardate questa risposta indiciale. La funzione va prima dall'altra parte e poi va verso il valore. Mi trovavo in ascensore con un professore di controlli, ero studente, e l'ascensore fece esattamente questo, fece un saltello dall'altro lato e poi andò nella direzione giusta. E lui, diciamo, sopra il pensiero disse, c'è uno zero positivo. Guardate, questo si può studiare essere caratteristico di uno zero positivo. Dopodiché, guardate che la costante di tempo è più o meno sempre la stessa, ok? Non ho cambiato intenzionalmente, quindi se io prendo le informazioni sulla costante di tempo non sto sbagliando di molto. E invece l'intensità, se volete, di questa non so come chiamarla, ma sovrannazione no, ma di questa neanche un'oscillazione, l'intensità di questo comportamento diciamo anomalo, non è anomalo perché la matematica dice così, però di questo comportamento strano, fatemi dire, dipende da dove si trova lo zero. Bene, però io conoscendo il comportamento delle funzioni posso leggerlo. Guardate, la sovrallungazione non mi viene solamente dalla funzione del secondo ordine, da policomplesso coniugato, perché io qui in blu e in rosso metto due funzioni del secondo ordine, ma ci metto anche uno zero a sinistra dei poli, e se vedete io ottengo un, e questo anche si può, conoscendolo, si può leggere. Questo si capisce che non sono due poli complessi coniugati, si capisce guardando l'origine, ed eccolo qua il polo complesso coniugato che avete studiato abbondantemente, perché si studiano la dipendenza da tutti quanti i parametri, per ovvi motivi, per ovvi e giusti motivi, si studia la dipendenza da tutti i parametri. In questo caso con certo zeta e omega n, questa è la funzione di trasferimento, e vabbè, ovviamente non lo ripetiamo, ma si legge tutto dalla risposta indiciale. In questo caso, per esempio, poli complessi coniugati con un terzo polo buttato a sinistra, quindi molto più veloce, e sono quasi sovrapponibili. Quindi io quello rosso lo potrei, questo polo qui della funzione rossa lo potrei tranquillamente ignorare, non cambia nulla nel mio progetto del controllore oppure dell'osservatore, va bene? Comunque faccio un buon lavoro. E vabbè, poi se io invece li avvicino comincio a fare cose un po' più complicate, tutto il discorso vale per funzioni di trasferimento che hanno dei poli dominanti che sono più o meno semplici. Bene? Questo era semplicemente un esercizio conclusivo in cui, diciamo, lo scopo è quello di farvi vedere come, conoscendo la struttura, in questo caso la funzione di trasferimento, io quando vado a fare la mia simulazione, che è sempre il primo passo, è il secondo passo del debug, il primo è che devo compilare, ma il secondo passo del debug è fare tantissime simulazioni prima di andare sulla macchina, è quello di, diciamo, guardare se quello che succede è coerente con quello che volevo. Lo si vede a occhio, ragazzi, lo si vede conoscendo la cosa. Ok, allora, ci sono domande? A parte la domanda che
quella di prima, è quella è uguale a quella di prima, e quella blu invece è con un terzo vicino a dargli fastidio, diciamo. Perché se no scambiamo la luce. Va bene? Sì. Ok, grazie, allora ci vediamo.